Ottimo, come sempre la connessione ci ha abbandonati anche oggi, ma ormai è di routine questa cosa. Dicevo, andiamo a cercare adesso Francesco Fodarella per poter fare due chiacchiere con lui. E la mia connessione mi fa scherzi ogni volta che voglio fare qualcosa, quindi era tutto regolare, ma adesso ci siamo. Invitiamo Francesco. Io chiedo a Francesco Fodarella se può inviarmi lui l'invito a partecipare alla diretta perché il telefono mi sta dando problemi. Se non è un problema per lui, perché io non riesco più ad invitarlo. Intanto saluto Luisa Gipsy che si è collegata con noi. Ciao Gipsy. Antonio Santososo. Vediamo un attimo. Se Francesco ci dà questa mano. Dunque, l'Ariano Folk Festival è arrivato alla sua 25ª edizione, stavamo dicendo. 25 anni di Ariano Folk Festival, io non riesco a capire come potrebbe essere la mia estate senza l'Ariano Folk Festival. Penso che la stessa cosa valga un po' per tutti. È una notizia, insomma, che ci ha lasciati un po' senza fiato. La situazione è già pesante di sua, però abbiamo avuto anche quest'altra, diciamo così, brutta notizia. Io provo a capire se riusciamo a creare questo collegamento. Eccoci qui, Francesco. Stiamo aspettando e dovrebbe crearsi adesso la connessione. Saluto Angelita, Valerio Iacobacci. C'è anche Alessio, Filippo Livizzi. Ciao Alessio, mio amichetto. Siamo in attesa di Francesco che mi ha inviato la richiesta. C'è qualche problema forse con la connessione. Attendiamo un attimo e intanto ripetiamo. Domenica mattina ci siamo svegliati con il comunicato stampa dei Red Sox che ci comunicava che appunto quest'anno l'Ariano Folk Festival non ci sarà, è stato annullato. Una notizia un po' troppo dura per noi arianesi troppo abituati a vivere ormai da 24 anni l'Ariano Folk Festival, un momento di condivisione, di amicizia, di cultura, che qualcuno abbia insomma voluto dire il contrario, è un grande momento di cultura, appunto c'è un incontro tra diverse culture. Io resto sempre in attesa, vediamo un attimo se Francesco lo aggiungo io. Penso, sono sempre in attesa di Francesco Fodarella, direttore artistico, che ci darà qualche spiegazione, qualche risposta per questo, al comunicato che hanno rilasciato domenica. Forse c'è qualche problema con la connessione, non lo so. Io resto in attesa. Ad ogni modo, nel frattempo vedo che insomma ci siamo qui tra amici, qualcuno di voi può dirmi come ha vissuto la notizia dell'annullamento della 25ª edizione dell'Ariano Folk Festival, un compleanno che stavamo aspettando tutti, stavamo aspettando appunto come a voler segnare la fine di quest'incubo che stiamo vivendo, invece no, l'incubo è continuato. Non lo so, io resto in attesa qui sotto. Proviamo a vedere se lo riesco a ricontattare io. Dunque, va bene, io continuo a salutare un po' di amici che si sono collegati, sono tanti, e vi ringrazio tutti. L'argomento di cui parliamo oggi è l'Ariano Folk Festival. Saluto il capo Cristian De Miranda che si è appena connesso. Oggi la mia connessione però per il momento sembra insomma non fare troppi capricci, mi sta aiutando. Nel frattempo, oltre a Francesco Fodarella, poi faremo anche due chiacchiere con Lord Sassafras. Jordi, un amico, un gran DJ, un amico dell'Ariano Folk Festival che ogni anno da che io posso averne memoria, no? Vabbè, sono molti anni che Jordi viene qui ad Ariano l'estate e non solo insomma, per l'Ariano Folk Festival. È arrivata anche mia nipote. Ciao Gaia, ci ha donato. Io non riesco a creare il collegamento con Francesco, quindi magari provo a chiamare un attimo Jordi nel frattempo. Vediamo se possiamo nel frattempo fare un saluto a Jordi.
Nemmeno lo vedo. Perfetto. Va tutto secondo i piani, insomma. Diciamo. Niente, vi chiedevo se qualcuno di voi, insomma, chiedevo a voi di dirmi come avete preso, come avete vissuto la notizia insomma, dell'annullamento della 25ª edizione dell'Ariano Folk Festival. Riproviamo a chiamare Francesco. Deve esserci qualche problema. Però ci siamo. È arrivato. Eccolo qui. Direttore, buonasera. A Eccoci qua. Buonasera, come va? me è abbastanza bene. Come va invece da quelle parti, dall'altro versante di Ariano? Nel nord-est arianese. Sì, come vanno le cose lì? È purtroppo zona rossa anche qui da noi. Tutta zona rossa, quindi siamo tutti sulla stessa barca. Allora, Francesco, dicevamo, domenica ci avete fatto svegliare con questa notizia, con questo comunicato stampa che annunciava appunto l'annullamento della 25ª edizione dell'Ariano Folk Festival, un compleanno che stavamo aspettando tutti, anche forse a voler segnare la fine di quest'incubo che stiamo vivendo. Invece, cancellazioni, rinvii, annullamenti sono stata l'unica soluzione possibile in questo momento. Come, Sì. insomma, avete maturato l'idea? Come? Piano piano, insomma, come vi siete resi conto che proprio non era il caso di andare avanti con l'organizzazione? Beh, allora, in ogni caso era una scelta inevitabile da prendere al più presto, secondo parecchi di noi, proprio per non creare nessun tipo di aspettativa ed essere molto, molto realisti con quella che effettivamente è la realtà. Oltre al fatto che l'animo era già molto precario dopo i tanti lutti e le varie persone che sono state colpite da questo subdolo virus. Pertanto la scelta mi sembra naturale, logica e soprattutto responsabile, Assolutamente sì. perché comunque dinanzi a cose molto più grosse del nostro festival, che comunque ha bisogno di un'organizzazione annuale, che inizia a settembre e si chiude praticamente ad agosto per riniziare un'altra volta a settembre, bisognava tener conto dei tanti altri problemi che andavamo ad affrontare. Pertanto, come associazione, oltre appunto a quello che anticipavo prima, ma non ce la sentivamo assolutamente nel gestire una cosa molto, molto più grande di noi sostanzialmente. E poi sostanzialmente vanno messe prima la sicurezza, la salute e poi tutto quanto il resto. Quindi il festival ci rendiamo conto che un evento molto importante che muove tanta gente, che fa contenti a tanti giovani, muove l'economia, però non è indispensabile perché di fronte a questa pandemia, non c'è nessun festival che regge. Pertanto noi riteniamo che abbiamo fatto una scelta, nel tempo giusto, al tempo giusto e soprattutto naturale, non altro. Assolutamente, ci sono altre manifestazioni che indubbiamente verranno annullate perché non può essere altrimenti, però in effetti siete stati un po' precursori di questa cosa. In tempi normali, di questi tempi, a che punto eravate con l'organizzazione? Se non ci fosse stato il virus, eravate Ah, già pronti? no, la programmazione era già stata fatta, era chiusa al 90%, mancavano i dettagli. Addirittura avevamo valutato anche un'ulteriore area collaterale che doveva svolgersi in un'altra locazione di notte dalle 3 alle 6 del mattino, quindi avevamo chiuso anche quella. E voglio dire, era avanzatissima, tanto è vero che già all'inizio di marzo dovevamo comunicare i primi nomi, però all'inizio di marzo abbiamo avuto questa pandemia, dopodiché abbiamo avuto la chiusura per zona rossa, allora a quel punto là abbiamo valutato effettivamente quelle che era la situazione e senza troppa remore abbiamo deciso di annullarla anche perché cadeva il 25esimo anno e riteniamo che un quarto di secolo
di Ariano Folk Festival deve essere onorato e festeggiato in modo dignitoso. Se dovesse mai la situazione, insomma, tornare a una semi-normalità, se questo sarà possibile, pensate comunque di, diciamo, preparare una piccola torta per i 25 anni o si rinvia e basta? Qual è la... No, l'edizione è rinviata, la 25ª edizione è stata annullata sostanzialmente, E quindi basta. verrà recuperata se Dio vuole e ci sono tutte le condizioni agosto 2021. Le date chiaramente non le abbiamo ancora decise, però se ci saranno tutte le condizioni e si creeranno i presupposti per fare la 25ª edizione, la faremo nel 2021. Quest'anno, come Ariano Folk Festival, non ci sarà praticamente nulla. Poi, anche perché è prematuro decidere qualsiasi cosa, ed in ogni caso un eventuale diciamo, manifestazione, una festa, non lo so, simbolica, si può organizzare anche una settimana prima, dieci Quello giorni prima. sicuramente. Non c'è molto bisogno di comunicazione e di organizzazione come un festival, quindi Assolutamente. vanno gestite in tutto rispetto. I Red Sox sono perfettamente in grado, insomma, di organizzare, insomma, di portare un po' di sorrisi in poco tempo. Non c'è bisogno di un'organizzazione come quella che richiede, magari, in effetti, il festival in sé. Soprattutto perché non conosciamo ancora quella che è come si evolverà la situazione di questa pandemia. Pertanto, possiamo immaginare e pensare tutto, ma in realtà, non possiamo fare nulla. Pertanto, bisogna aspettare, come si evolve, il tutto e dopodiché si vedrà. Assolutamente, il clima di incertezza non aiuta. Francesco, come diciamo associazione, voi avete creato una nuova sessione, quella del soundbox, quindi dei mix creati da vari, insomma, amici artisti che gravitano intorno all'Ariano Folk Festival, al festival in sé. Come nasce questa idea? Perché nasce questa ulteriore idea? Allora, questa idea è nata prima che noi prendevamo qualsiasi decisione, naturalmente, e Ancora una volta volevamo precursori. cercare di far avvicinare gradualmente il festival con queste pillole che gentilmente i vari DJ che abbiamo avuto come ospiti negli anni passati hanno prodotto. E in modo veramente diciamo bello hanno inviato queste selezioni per poter iniziare questo percorso al festival. Intanto poi abbiamo avuto questo problema e le stiamo momentaneamente usando per continuare questo percorso, però che si concluderà nel 2021. Pertanto avremo di tanto in tanto delle pillole, delle selezioni musicali dei vari DJ, tra i quali ci sta anche Jordi Lord Sassafras, e cerchiamo di mantenere in caldo il nostro affezionato pubblico che in ogni caso colgo l'occasione per ringraziarlo e per esserci stati veramente solidali e vicini in questo periodo, perché annullare una manifestazione come l'Ariano Folk Festival per noi non è stato assolutamente semplice, ma è stato deciso all'unanimità e senza battere ciglio, perché appunto, come dicevo prima, le priorità sono altre in questo frangente. E, insomma, avete fatto una scelta che vi ha fatto onore, avete ricevuto come avete i complimenti da tutti. Ariano è stato con voi, è stato al vostro fianco, ha capito e ha supportato questa vostra scelta. Però dici un attimo tu come ti senti? Il direttore artistico dell'Ariano Folk Festival, che a causa insomma, del coronavirus ha annullato un festival di musica, insomma, un festival internazionale, una cosa è molto importante. Tu come ti senti, Francesco? Guarda, intanto voglio rispondere alla domanda che stavi facendo che hai fatto per quanto riguarda
farsi onore. Non si tratta di farsi onore perché, prima di tutto, noi organizzatori, prima di essere organizzatori, appunto, siamo delle persone, dei cittadini di Ariano e di questo territorio e dell'Italia tutta, che hanno valutato soprattutto l'aspetto umano, hanno valutato soprattutto l'aspetto relativo alla salute, alla sicurezza di tutti. Non abbiamo assolutamente preso in considerazione un'ipotetica alternativa o una decisione, Non avete lasciato porte aperte. fare un'edizione in tono minore, l'abbiamo escluso a priori. Come direttore artistico, sì, ci sono stati solamente 5 mesi di lavoro duro per produrre il programma, e poi nel momento in cui dovevamo presentarlo, è venuto fuori il virus. Ma e questo, a mio avviso, è un dettaglio di fronte a questo problema globale che ci sta assalendo in modo inaspettato. Pertanto, nulla, mi sento molto molto tranquillo e spensierato perché crediamo che tutti abbiamo fatto la scelta giusta, così come crediamo che tutti abbiano percepito la nostra scelta. Mi sembrava una scelta normale, semplice, inevitabile, che un po' tutti dovevano prendere. Forse noi l'abbiamo presa in modo anticipato, ma questo è per un festival come il nostro, che per produrlo ha bisogno di determinati tempi, i tempi crediamo siano quelli giusti per poter annunciare che la manifestazione, il festival era stato annullato. Gli artisti a voi più vicini, quelli che vi seguono da sempre, che ormai sono gli amici dell'Ariano Folk Festival, come hanno preso la notizia? Parte Ma Jordi, che assolutamente. sentiremo tra un po', tra l'altro. Ma leggere un comunicato stampa che un festival viene annullato è abbastanza triste. Ti garantisco di sì, l'ho presa male. Ma nell'immediatezza. Poi bisogna fare mente locale, bisogna soffermarsi giusto 5 minuti per realizzare quella che era la realtà. E si rientra subito nei canoni abituali e normali, perché di fronte a quella che è la vita, non c'è nessun festival che regge, non c'è nessun congresso, Assolutamente. non c'è nessuna manifestazione che possa essere più importante. Quindi stiamo molto molto sereni, così come credo siano sereni un po' tutti quanti gli affezionati all'Ariano Folk Festival. Per ora noi diamo comunque un appuntamento ad agosto 2021 e nel frattempo si vedrà come si evolverà la situazione. Noi speriamo che si sviluppi nel verso giusto per dare nuova linfa, anima ad Ariano e a tutto quanto il territorio. Ma la cosa più importante, io credo che il nostro messaggio è quello di salvaguardarci autonomamente e anche insieme in famiglia, in gruppo, perché bisogna assolutamente uscirne fuori da questa situazione. Quindi il nostro augurio è quello, il nostro invito è quello di stare attenti, di iniziare anche a convivere con questo virus, perché credo che il mio punto di vista personale, se non c'è un vaccino vero e proprio, fuori non ne possiamo uscire in modo definitivo. Pertanto, per ora, tanta attenzione e cerchiamo di viverla nel miglior modo possibile. Va bene, Francesco, io ti ringrazio molto per averci dedicato un po' del tuo tempo. Grazie a voi. E vabbè, voi Red Sox, voi non volete mai i complimenti. Insomma, pensate sempre di fare tutto per da arianesi, per il bene di tutti. Però io volevo ringraziarvi, ringraziarti a nome, penso, di tantissime persone e farvi comunque i complimenti per...
Per come voi continuate a svolgere il vostro ruolo qui ad Ariano, anche in questa occasione avete dimostrato di tenere insomma, moltissimo al bene della comunità arianese e non solo. Per cui questo vi fa onore, che vi piaccia o no, e io volevo farvi comunque i miei complimenti. Grazie per i complimenti, grazie per tutto, ma ripeto, credo Sapete. che sia una scelta normale e naturale che tutti gli arianesi e non solo prendevano o sicuramente prenderanno anche per il futuro prossimo, per le altre attività, manifestazioni o eventi. Perfetto, Francesco, io ti ringrazio molto. A Ti voi. auguro buona giornata. Ciao Ciao. Francesco. Ciao. Allora, abbiamo salutato Francesco, ci ha parlato un attimino. Nel frattempo vedo che si sono connesse altre persone, Remo Pernacchia, Dino Pagliaro, Felicia Cozzo che saluto, Luisa Gizzi che risaluto, e Kater Mustone. Adesso cerco di contattare Jordi per fare un saluto anche a lui, eccolo qui. Ricominciamo con i problemi. E niente, eccolo qui, me lo fa aggiungere. Io adesso ho chiamato Jordi per partecipare alla diretta con me, aspettiamo che ci risponda, per sapere soprattutto anche come sta Jordi, come vanno le cose da lui. È arrivato. Ciao Jordi! Ciao, Come un stai? attimo che faccio la Un attimo. connessione, bene? Si vede più o Perfetto. meno bene, Benissimo, Jordi. Grazie, Jordi, per esserti reso disponibile, per essere qui con noi. grazie a voi e tu sai che il mio cuore sta sempre con Ariano. Lo so, Jordi. Il nostro cuore è sempre con te, tu lo sai. Come vanno le cose lì da te? Qui alla Spagna siamo quasi quasi come l'Italia, no? Tutto Sì. il mondo a casa, lavorando, la gente della sanità, la gente dei pompieri, la polizia, la gente che lavora al supermarket, tutta questa gente lavora, no? Il resto a casa. È un po' lungo già, sono già quasi un mese qui e ancora penso che sarà un altro mese o 2 mesi ancora per normalizzare un po' le cose, no? Per imparare a convivere. Penso che Francesco ha ragione per annullare il festival perché non sappiamo che sarà il futuro, non sappiamo nulla, no? È preferibile pensare adesso con gli amici, la famiglia e aspettare un po', non so. Penso che Giordi. è la Qua ci cosa. sono un sacco di persone che ti salutano. C'è Felicia che ha detto che è bello vederti. Ci sono altre persone che, insomma, sono felicissime di vederti, come lo sono anche io. E questi social, insomma, qualcosa di buono lo fanno. Giordi, la musica, che vive la musica in questo momento difficile? È un po' triste perché tu sai che la musica che facciamo noi è per andare a un posto, per fare suonare la musica, per ballare, per andare con la gente, per parlare con la gente. Ti piace questo? Non ti piace? Andiamo a ballare. È una musica per compartire, no? E andare a casa. Tu sai, posso fare un mix come il che ho fatto per Ariano Folk Festival, Sì, ma il non è lo soundbox. stesso. Io non vedo la gente, non vedo come sente la musica, come ballano. No, non è lo stesso. E penso che bisogna essere insieme per sfruttare la musica. È vero, hai ragione. Allora, invece, Giordi, l'annuncio dell'annullamento della 25ª edizione dell'Ariano Folk Festival. È stata una scelta giusta, ma che cosa hai provato quando l'hai saputo? La prima cosa un po' triste, no? Ma
pensando in tutta la gente che lavora al festival, sai? E normalmente portano un anno quando si fa il festival lavorando, perché tutto sia bene, sia perfetto, per trovare dei gruppi, dei musicisti, dei DJ buono per Ariano. È molto, molto lavoro, no? Lo primo che ho pensato è stato questo, no? Ho pensato in tutta la gente che ha lavorato tanto tempo e come è stato il pensamento di Francesco, di Ciro, di tutta la gente del Red Sox di decidere annullare. È forte, è una questione, una decisione che bisognava pensare molto, no? E dopo questo momento arrabbiato è logico, è normale, e penso che quando si farà, io spero il 2021, ci sei. Sarà un anno perfetto, spero, e il festival ritornerà con più forte, con molta più energia. Anche noi, tu tornerai con molta più energia, tu starai qua molto di più ad agosto 2021 con noi. Giardi, intanto qui ci sono, ti stanno salutando Ciro, c'è Luisa anche. Saluti, che ti saluta. Ciro, e la mano dove si trova? Chi? Sì, la vediamo. Poi c'è Nino che ti saluta, e insomma tutti i tuoi amici arianesi, c'è anche Michele. Sì. Tutti ti stanno salutando. Per tutta la gente d'Ariano e tutte le famiglie. È difficile parlare così, no? E espressare tutte le cose che sono al cuore con tutta la gente che abbiamo conosciuto e sono tutti amici ad Ariano, no? E, sì. È quasi quasi... Tu lo sai, è casa tua. È il mio secondo paese. È casa tua, tu sei un po' arianese ormai. Tu giri ad Ariano da solo, vai in giro, ti fermi con tutti, chiacchieri. Stiamo vivendo lo stesso difficile momento, quindi la speranza è quella di poterci rivedere presto e di poter superare questo momento. E con tutta la gente, di vedere a tutta la gente che conosci, no? Che nessuno... come in italiano proviamo in spagnolo? Non si chiede nel cammino. Ok, speriamo di esserci tutti voi anche. Tutti, sì. Tutta la gente possibile. Sì, questo speriamo di esserci tutti. È l'unica preghiera che dobbiamo fare, sì. L'unica... Sì. Perché intanto... se no è nel 2020-2021, no. Questo non è lo importante. No, quella è la cosa più importante, è rivederci, assolutamente. Tu come stai passando il tempo? Sei in casa? Stai rispettando la quarantena? Con la mia compagna, con Eva, e facciamo un po' di tutto, no? Leggere, vedere film, un po' di musica, e a casa, con la pulizia. Si deve fare. E parlando con gli amici... con il WhatsApp, con internet, con il telefonino, con la mamma, con la famiglia, così. Ma nuove tecniche di comunicazione. Impariamo a fare nuova comunicazione. Per pensare così, Molto. Per pensare, per riflettere. Un abbraccio grande. Per riflettere. Per riflettere, è vero. Giorgi, e valorare le cose che veramente le cose importanti, le cose che valgono, quelle vere. Giorgi, se ti fa piacere, a noi fa molto piacere, magari tra qualche giorno ci risentiamo anche così, in modo tale da poterci aggiornare sulla situazione di Ariano, sulla situazione che vivete voi in Spagna. Quando tu vuoi. Io sono qui. Lo sono, so, tu sei l'intervistatore di Città di Ariano. Dopo quest'estate ormai hai anche tu un ruolo, quindi
Giordi, te la senti di fare un saluto a tutte le persone, a tutti i tuoi amici di Ariano? Sì. Mi piace Che cosa vuoi molto dire? salutare a tutti le famiglie, a tutta la gente che conosciamo a Ariano, alla gente che non conosciamo personalmente, ma sappiamo che sono là, sono ad Ariano, e che penso di Rivedermi. rivedere, Sì, di rivedere. volver a ver, di rivedere presto, e un po' d'attenzione a tutto il mondo. Assolutamente. E la musica sta pronta per suonare ad Ariano. Noi intanto avremo il soundbox, Sì, dove sì, sì. ci sarà anche la tua musica, quindi intanto ti ascolteremo così, in attesa Ok. poi Ok. di rivederci. Giordi, ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi. Grazie, grazie, Grazie a voi, grazie a Ariano Irpino. grazie. Giordi, un abbraccio fortissimo. Buona Abbraccio. giornata. Buona Ciao, giornata, Giordi. ciao. Amici di Città di Ariano, grazie anche a voi per essere stati con noi in compagnia di Francesco Fodarella, direttore artistico dell'Ariano Folk Festival, e di Jordi, Lord Sassafras, l'ambasciatore nel mondo dell'Ariano Folk Festival. Grazie ancora, e un po' forte, insomma, rivedere Jordi così, speravamo di rivederlo, insomma, qui tra qualche mese in giro con noi. Le cose stanno andando così, restiamo a casa in modo tale da poter uscire il prima possibile da questa situazione e per, insomma, poterci riabbracciare tutti e per vivere i nostri momenti, provare a viverli magari in maniera nuova e diversa, ma vivere i nostri momenti. Un bacione grande a Felicia e a tutti quelli che ci hanno seguito. Grazie ancora, buona serata. Ciao a tutti.